tutti e benvenuti su SissiTube. Oggi sono qui per fare un unboxing di un libro che aspettavo da un pochettino di tempo. Non ero sicura di volerlo acquistare perché sono in un blocco del lettore terrificante, però ho pensato, ho tantissima voglia di leggerlo, quasi quasi lo acquisto proprio per uscire da questo blocco. Ce la puoi fare, puoi leggerlo, puoi ritornare ad essere la lettrice di sempre, anche se stai scrivendo, leggi qualcosa, perché secondo me leggere mentre si scrive è di grande ispirazione in generale. E quindi ho acquistato questo su Amazon e adesso lo andiamo ad aprire insieme. Bene, ho acquistato un po' un genere che leggo più raramente perché appunto ho pensato che potrebbe aiutare a sbloccarmi, proprio perché è qualcosa di differente. Wow, che edizione spettacolare! Oh mamma mia, un mattonazzo! Eccolo qui, ho acquistato Gilded di Marissa Meyer. Guardate quanto è bella questa edizione, veramente stupenda. Dalle pagine un po' rosso-aranciate, l'interno è anch'esso spettacolare. Guardate che bello, è scritto bello grande, quindi anche se è un mattonazzo spero di riuscire a leggerlo senza problemi. Ho deciso di acquistare questo genere un po' fantasy perché sapete che io leggo molti romanzi rosa oppure thriller psicologici. Stavolta, per sbloccarmi da questo blocco del lettore, ho pensato di leggere un fantasy, magari potrà aiutarmi. In particolare ho scelto questo qui perché è una rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm, Tremotino, però scritta in chiave molto più cupa. Qui dice: Serilda guardò alle spalle del visitatore, la porta era ancora ben chiusa. Come hai fatto a entrare? Balbettò rimettendosi in piedi. Il ragazzo piegò la testa di lato e, come se fosse la cosa più naturale del mondo, rispose: magia. Inoltre dice una frase che dice sempre appunto Tremotino nella serie TV Once Upon a Time. Se mi seguite da tempo saprete il mio amore infinito per il personaggio di Tremotino della serie TV Once Upon a Time, ed è anche per questo che ho deciso di acquistare questo libro. Dice: la magia è sempre un prezzo, ma se quel prezzo fosse l'amore. Ecco, questa è la frase tipica di Tremotino: la magia è sempre un prezzo. E quindi ho pensato veramente che potesse essere il libro giusto al momento giusto, e lo spero con tutto il cuore. Ci ho pensato un pochettino se prenderlo o no, perché costa un pochino, queste edizioni non le compro mai. Wow, bellissimo all'interno con queste stelle, mi sembra proprio il libro giusto al momento giusto. Non creerò un gruppo di lettura soltanto perché so di non poter star dietro a dei tempi per finirlo, però penso che questo possa essere il libro che mi sbloccherà. Io adesso sto scrivendo il mio libro e quindi sono in fase di creazione, non riesco a leggere altre storie perché sono totalmente immersa nella mia, ma secondo me la lettura invece potrebbe proprio aiutarmi a scrivere, ad avere quel guizzo in più anche per la mia scrittura. E quindi questa è stata insomma la scelta ponderata di questo acquisto, ed è un autoregalo di compleanno. Non vedo l'ora di iniziarlo, e non mi capitava da un po' di tempo perché magari acquistavo il libro pensando ok, è lui, e poi niente, non rimaneva lì. Invece questo veramente mi ispira, e appena finisco di girare questo video inizio a leggerlo. Spero che questo video vi sia piaciuto e scrivetemi voi che libri leggete di solito quando avete il blocco del lettore. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!